Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. E allora il più cordiale Ben Connessi giunge a tutti quanti voi, amici e amiche all'ascolto. È il giorno dopo Ferragosto, non parliamo per un attimo di calcio, ci riposiamo, di attualità, ma parliamo di una ricetta culinaria che dovrebbe essere in teoria leggerissima dopo le eventuali, e dico eventuali, abbuffate di Ferragosto, le eventuali ottime mangiate anche spropositate di quantità. Vi consiglio in questo momento un'insalata di riso, prosciutto e formaggio. Dice vabbè, ma proprio questa? Sì, perché è un piatto che si può servire molto freddo. È un piatto che insomma acconsente e accontenta i nostri palati e i nostri gusti. Vediamo un po' un attimo, calcoliamo delle quantità per 4 persone, quindi 4 porzioni. È molto facile da preparare, la cottura del riso richiede 10-12 minuti, la preparazione 5 minuti, ma se volete essere leggermente più lenti pure 8-9. Gli ingredienti che servono: 350 g di riso per insalate, ricordate, riso per insalate, 100 g di prosciutto cotto in un'unica fetta, quindi una fetta di uno spessore leggermente più grande di prosciutto cotto, e mi raccomando che sia prosciutto cotto di coscio, attenzione, di coscio, e con il grasso intorno. Evitate i prosciutti cotti scuri e senza grasso, quindi deve essere di coscio il prosciutto cotto, rosa chiaro e con il grasso intorno. 100 g di formaggio groviera, 100 g di mais dolce, olio extra vergine di oliva quanto basta, e quanto basta è una piccola quantità di sale. Quindi a dire il vero è una ricetta molto semplice che però ci fa tenere uno stato di forma leggero, acconsente di accontentare il nostro appetito e magari di non fare la buffata del 16 agosto dopo quella precedente eventuale del 15, mi raccomando. Allora, vediamo un po'. Dovrete mettere a bollire in una pentola di acqua leggermente salata, e quando la stessa bollirà dovrete mettere a cuocere il riso per insalate. Ricordate, il riso per insalate, vi ho detto che ne servono 350 grammi per 4 persone. Dopodiché, una volta messo a bollire il riso, che cuocerà in 10 minuti se non ricordo male, esatto, tagliate a cubetti il formaggio groviera. Qualcuno mi dice posso usare anche la fontina? Beh, la fontina è leggermente meno indicata, però volendo si può anche sostituire. Ma torniamo alla base: tagliare a cubetti il formaggio groviera, tagliare a cubetti anche la fetta di un etto di prosciutto cotto, che io vi raccomando di coscia, rosa chiaro e col grasso intorno. E in alternativa, magari se non volete avere questa fetta o non ve la possono tagliare, cercate il prosciutto cotto, sempre di alta qualità, venduto direttamente a cubetti e confezionato. Scolate il mais e passatelo sotto l'acqua corrente del rubinetto, fatelo scorrere molto bene con quest'acqua. Scolare il riso, che nel frattempo avrà raggiunto la sua cottura nei minuti prestabiliti, e anche il riso passatelo sotto l'acqua fredda per raffreddarlo e fermare la cottura. Prendete un'insalatiera, magari se ce l'avete giallorossa, chissà, no, ma fanno un'insalatiera giallorossa di plastica? No. Ok, allora prendete un'insalatiera, magari rossa, azzurra, il colore non è importante. Ho aspettato il 16 agosto per dire questa fesseria, questa corbelleria, però evidentemente ci sono ancora i fumi di Ferragosto. Dicevo,
a parte gli scherzi, prendiamo un'insalatiera, mettiamo il riso freddo asciugato, uniamo i cubetti di prosciutto cotto e i cubetti di formaggio groviera. A questo punto uniremo anche il mais e dovremo condire con le giuste quantità, ascoltatemi bene, di olio extravergine di oliva e aggiustare con una piccola quantità di sale. Mettere in frigo a raffreddare, attenzione, in modo che il riso si insaporisca con il resto degli alimenti. Poi con i nuovi moderni frigoriferi che non formano più il ghiaccio, questo riposo del riso è molto più idoneo rispetto ai frigoriferi di vecchia generazione. Mettete quindi, mi raccomando, in frigo a raffreddare in modo che si insaporisca con il resto degli ingredienti. Tiratelo fuori, chiaramente, poi tutto questo dal frigo almeno una mezz'oretta, 25 minuti prima di servirlo in tavola. Vi dico questo perché? Perché magari si potrebbe tirare fuori il riso dal frigorifero, questa insalata di riso e formaggio e prosciutto, anche 10 minuti prima di pranzare. Però il riso risulterà molto freddo e praticamente poi bisogna vedere i nostri apparati digerenti se riusciranno ad assimilarlo oppure no. Quindi il consiglio salutare è quello di tirarlo fuori 30 minuti prima. Questo sarà un risotto, anzi un riso, chiedo scusa, di prosciutto e formaggio ben amalgamato, e si servirà. Quindi questa insalata di riso, prosciutto e formaggio farà fare molta scena, vi ringrazieranno. E adesso qui entrano le cosiddette situazioni in più, nel senso che chi vuole lo potrà condire con la maionese sopra, chi vuole con la senape, mi dicono che con la senape sia anche molto buono, e chi vuole anche lo potrà condire sopra con il ketchup. Chiaramente dipenderà molto dai gusti. Io vado a ricordare adesso però questa insalata di riso e prosciutto e formaggio le quantità giuste degli ingredienti. Ricordo che sono ingredienti per 4 persone. Attenzione, allora, 350 g di riso per insalate, mi raccomando, 100 g di prosciutto cotto in un'unica fetta o in alternativa un etto di prosciutto cotto già confezionato a cubetti, prosciutto cotto di coscio colore rosa chiaro con il grasso intorno, ricordatevelo, non prendete quello scuro senza grasso, 100 g di formaggio groviera, qualcuno ci vuole mettere la fontina, io non lo consiglio, però potete farlo, 100 g di mais, olio extravergine di oliva, quello forte, vigoroso, in quantità quanto basta, e sale quanto basta. Quindi in una pentola avrete messo a bollire dell'acqua leggermente salata, quando bollirà mettete il riso, tagliate a cubetti il formaggio groviera e poi il prosciutto cotto, scolate il mais, scolate il riso sotto l'acqua fredda per fermare la cottura, aspettate un attimo che si freddi ancora di più, mettetelo in una insalatiera con tutti gli ingredienti, lasciatelo riposare in frigorifero e, come vi ho detto prima, per motivi salutari, tiratelo fuori 30 minuti prima del pranzo e voilà, il gioco è fatto. Signori e signori, dopo Ferragosto, il 16 di agosto, buon appetito con l'insalata di riso, prosciutto e formaggio. Chiaramente chi si aspettava una lettura classica della ricetta non lo so se sarà rimasto deluso, ma io la racconto così. Quindi per il 16 agosto abbiamo qualcosa di buono, abbiamo qualcosa di fresco, abbiamo qualcosa che ci manterrà calmo lo stomaco, quindi non avremo i classici crampi allo stomaco per la fame, e soprattutto ci permetterà anche digerire magari eventuali, ipotetici, pazzeschi residui delle grandi mangiate di Ferragosto. Quindi mi raccomando, il 16 agosto, insalata di riso, prosciutto e formaggio, che è un piatto veramente buono e che soprattutto tiene freschi, accompagnatelo con acqua minerale, e poi se proprio non ce la fate con il vino o con la birra, ma io vi consiglio acqua minerale, e poi se proprio volete superiori, condimenti in più, o con il ketchup, oppure eventualmente con la senape, o eventualmente con la maionese. Se non mettete nessuno di tutti e tre questi condimenti supplementari,
e il piatto risulterà più leggero e più digeribile. Allora, che cosa vi dico? Buon Ferragosto trascorso e cosa dirvi chiaramente? Buon appetito, targato 16 agosto, che è il giorno dopo Ferragosto. Da Roberto De Angelis è tutto, ci risentiamo prossimamente. Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web.